Baby, you're a killer. Potremmo metterla nelle cucine. Lavanderia. No. Senti, non sono io che ho avuto la brillante idea di ucciderla qui in mezzo a una casa di riposo con gente che va e viene in ogni momento. Quante storie. Vabbè, togliamola di mezzo. Perde il pelo ma non il vizio. Beh, facile, no? Lupo. Poi. Avete presente la storiella su Al Capone che viene beccato per evasione fiscale? Beh, è una stronzata. Sarebbe come se adesso, dopo 20 anni di assassini efferati, e aggiungete quelli di Zed, dunque parliamo di un quarantennio di delitti, venissimo beccati perché voglio far uscire senza permesso scritto un vecchietto dalla casa di riposo. Ma quando mai? So cosa state pensando. Ho lasciato che ammazzassero a sangue freddo l'amore della mia vita. Ho solo una cosa da dire a riguardo. Che bravo! Velocissimo. Di chi ci si può fidare? Intendo davvero. Sicuramente non dell'amore. Questo è Paxley. Sono allergico. Andiamo. Ah! Tu non trascuri mai un dettaglio, vero? Allora, ci vogliamo dare una mossa o no? La verità è che il destino può mutare, ma la nostra natura mai. Non ricordo chi lo diceva, ma era sicuramente un cazzo di genio.